Carlo Valentinetti, il presidente della Werbasket, un sogno accarezzato dall'inizio della stagione e che oggi è stato certificato da questo importante successo con Scafati. Potevate permettervi anche una pesante sconfitta con notevole divario, ma voi nella festa avete voluto festeggiare con l'unica cosa che conta, la vittoria. Eh sì, devo ringraziare i giocatori che non hanno perso la concentrazione ed era molto facile perderla, perché in queste situazioni magari uno pensa già di aver passato, diciamo, il brutto, tutta la parte brutta. Invece hanno avuto la concentrazione soprattutto nella seconda parte della partita, hanno recuperato, hanno tenuto e hanno voluto festeggiare nella maniera migliore, nella maniera più bella. Io sono contento, avrei mille ringraziamenti da fare a tutti quanti. Voglio ringraziare innanzitutto Valerio Di Battista e Massimo Salvatore, che sono il direttore generale e il vicepresidente, Gaetano Ciminieri, e che sono, diciamo, le tre persone che riempiono un po' anche il mio cuore. Perché questa è una società che è nata con la grande passione, la grande voglia di fare basket. Un palazzetto dello sport gremito in ogni ordine di posti, e questo è che dà anche tanto entusiasmo, la molla per ripartire al meglio anche l'anno prossimo. Sì, devo dire, non vedevo, io ho giocato qua in tempi lontani, non vedevo, credo che non ho mai visto il palazzetto così pieno. Sono contento, ringrazio tutti gli ortonesi, ma non solo, perché noi copriamo anche il territorio di Orsogna, di San Vito e di Fossa Cesia, e sono venuti anche da lì tanti, e li ringrazio tutti i ragazzi, i nostri 400 e passa atleti con i genitori. C'è un grande entusiasmo, speriamo di far bene e di rimanere una società all'altezza di questo risultato ottenuto oggi. Dicevamo, una vittoria ottenuta oggi, ma una vittoria ottenuta in quasi tutte le gare del campionato. Il primo posto non è stato quasi mai messo in discussione, ma c'è stato un momento di crisi? Tenere la concentrazione, sapere che è una squadra costruita, diciamo, per fare bene, è molto difficile. Io devo ringraziare in particolare Domenico Sorgentone, l'allenatore, anche se in una prima parte del campionato non capivo un po' il suo atteggiamento di tensione e così via, ma adesso sono riuscito a capire la sua voglia e la sua volontà nel perseguire il risultato, sapendo che bisogna tenere alto l'entusiasmo e la tensione nei giocatori per avere un risultato professionalmente valido. E quindi io lo ringrazio di cuore e gli dico che ho capito la sua lezione. Adesso vi attende giustamente qualche periodo di riposo e di goduria di queste feste, però poi bisogna pensare alla Serie B che avete raggiunto, e quindi con qualche ritocco da fare ovviamente. Sì, adesso ci godiamo questo bel risultato. C'è ancora da finire qualcosa, perché noi abbiamo i gruppi giovanili, dobbiamo segnalare una cosa molto importante nel campionato a Jesolo, nelle finali nazionali, joint game, e la squadra under 14 addirittura, noi mentre si organizzava la finale arrivavano i risultati positivi, siamo medaglia di bronzo in Italia, quindi terzi a livello nazionale, quindi il lavoro del settore giovanile sta andando molto bene. Deve finire il campionato under 14, se si vince siamo, diciamo, sulla buona strada, si va a Bormio a fare le finali nazionali, quindi c'è ancora un grande impegno di almeno 2 settimane, anche 3, per chiudere questa stagione. E non voglio dire niente, questo risultato l'abbiamo ottenuto, speriamo di ottenerne altri positivi, ma sempre con la voglia giusta di fare bene, con l'entusiasmo, con la passione, con l'onestà e con la sportività. E per chiudere, Presidente, non voglio dire le note dolenti, però quest'anno sappiamo che voi dal punto di vista logistico avete avuto qualche piccolo problema, considerando che ci sono altre discipline forse anche più importanti, ma adesso siete importanti anche voi, quindi l'anno prossimo bisognerà trovare anche con l'amministrazione un giusto connubio per permettere anche a voi di avere gli stessi diritti delle altre società. Certo, noi abbiamo sempre chiesto di applicare i regolamenti, niente di più, non volevamo nient'altro che avere uno spazio per poter giocare ad un buon livello. Pensiamo che quest'anno riusciamo a trovare un accordo sia con l'amministrazione comunale che con la società di pallavolo, che è stato oggetto, diciamo, di questa discussione, perché comunque la strada che stiamo percorrendo è la stessa, e io conto sulla loro sportività e
nel capire anche le esigenze di una squadra a questo, di una squadra di questo livello. Ed è la volta adesso di sentire e fare complimenti al timoniere di questa squadra. Per lui non è una novità vincere i campionati, lo ha fatto anche nel recentissimo passato. Domenico Sorgentone, il tecnico della Weir Basket di Ortona, che ha ricevuto poco fa i complimenti del presidente, che in un certo senso si è voluto anche scusare con lei, perché ha detto ai nostri microfoni che all'inizio dell'anno non aveva ben compreso i suoi metodi di allenamento. Lei che tiene sempre in tensione la squadra, però i risultati le hanno dato ragione. Sì, anche perché i risultati si ottengono se c'è la pressione giusta, se c'è la voglia di condividere questi risultati con l'ambiente, con la città, eccetera. Per cui intenzione sì, perché avevamo il compito di vincere il campionato, e non si vince con le feste e le fiere, si vince allenandosi bene, lavorando duro per un anno, ed è quello che abbiamo fatto. Si dice sempre che l'ultimo campionato vinto è quello più bello, può essere così anche nel suo caso? Io li accomuno tutti, sono 11, nessuno di questi è meno bello degli altri. Un campionato particolare anche per delle questioni sentimentali, se vogliamo, perché quest'anno è venuta a mancare mia madre, mi piacerebbe dedicarle questa vittoria, anche perché lei è una che ha sempre visto pallacanestro da prima della prima guerra, della seconda guerra mondiale, quindi so che avrebbe molto piacere, così come mi piace dedicarla a un ortonese che ho visto a Porta Caldari quest'estate, si chiama Tonino Costanzo, ex pivot della nazionale italiana, allenatore anche di Serie A, e mi ha detto: confido in te, porta questa squadra in Serie B. Vorrei dirgli che il compito è stato portato a termine. Una stagione quasi priva di ostacoli sul vostro cammino, adesso però la Serie B è un torneo più impegnativo e probabilmente qualche ritocchino all'organico sarà necessario. La Serie B è una cosa che in questo momento non sto neanche prendendo in considerazione. Cammino senza ostacoli non direi, noi siamo stati bravissimi ad abbatterli tutti. Il nostro girone era in assoluto il più forte di tutta la Serie C, lo sta dimostrando promuovendo squadre a profusione. Sono convinto che se la quarta e la quinta, così come è capitato nel girone lombardo che aveva due posti in più, avessero avuto la possibilità di giocarsi la vittoria del campionato, parlo di Osimo e Matelica, sarebbero in B anche loro. Quindi abbiamo condotto alla stragrande in un girone che era nettamente il più forte di tutti, e questo va a merito della squadra che non è mai calata di intensità, ha sempre fatto le cose nel modo migliore, nel modo giusto. Per finire, credo che ci sia stato un momento in cui lei ha pensato: è fatta? No, ho passato troppi anni. C'era Trapattoni che diceva: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. E anche oggi la partita andava giocata, sì, potevi perderla, ma quante partite per questioni di tensioni strane o negative partono? Vorrei ricordare Brindisi a Reggio Emilia nei playoff la settimana scorsa, partiti 30-7, una partenza sbagliata e noi avremmo rischiato di compromettere tutto. Quindi no, mai pensato è fatta, ma ho fatto perché diventasse fatta. Abbiamo parlato del prossimo anno, però non le ho chiesto se effettivamente lei sarà ancora qui ad Ortona. Allora, io ho un contratto ancora per il prossimo e per il successivo, poi guarderemo bene le situazioni, parleremo, vedremo obiettivi, potenzialità reali, non dichiarate ma reali, e voglia di fare e di continuare assieme, e valuteremo la situazione. E dopo il mister sentiamo il capitano di questa corazzata della Weir Basket Tortona, il capitano Ernani Comignani. Da capitano la gioia è ovviamente doppia perché rappresenti questo successo storico per la squadra e per la città di Ortona. È stato un risultato storico, guadagnato, combattuto giorno dopo giorno allenandosi e stando sempre insieme. Ho fatto parte, ho guidato da capitano, diciamo guidato
un gruppo di persone fantastiche, cui ho giocato già insieme, come Gialloreto, Diomede, Di Carmine, Leonzio, e sono stato anche allenato da Sorgentone da 7 anni. Questo è il terzo campionato che vinco con lui ed il secondo con Leonzio e Di Carmine. L'anno prossimo sarà ancora della partita? L'anno prossimo sì, perché ho il contratto anche l'anno prossimo. Spero ancora di rappresentare questa fantastica squadra e questa grande società che ha dimostrato che in Abruzzo può dire la sua, essendo una società nata da poco. Quest'anno avete avuto qualche piccolo travaglio per gli allenamenti, ma alla fine li avete superati alla grande. Abbiamo superato tutto come la grande squadra quale siamo. E per finire, la domanda banalissima ma che si fa in questi casi, a chi dedichi questa vittoria? Sicuramente la mia bimba che era presente, che ha 3 mesi. Fabrizio Gialloreto e Gianluca Di Carmine, intervista in coppia ad altri 2 protagonisti di questa stagione. Iniziamo da te, in quale momento hai capito che la vittoria era ormai cosa fatta? La vittoria del campionato, non di questa partita. La vittoria, secondo me, a Valmontone ha decretato la vittoria del campionato, perché vincendo là abbiamo ammazzato anche la possibilità che Scafati potesse venire a giocare qua. Anche tu sei d'accordo col tuo compagno? Sì, assolutamente sì, è stata la vittoria decisiva del campionato. Sì. Che cosa avete avuto di più delle altre squadre quest'anno? Il gruppo. E la dedica, iniziamo da te, a chi dedichi la vittoria? La dedica a mio nonno che è venuto a mancare poco tempo fa. E tu invece? E io la dedica la faccio a chi ci ha sostenuto in questi 10 mesi di lavoro e a chi ha dato la possibilità di lavorare, e a loro, al gruppo che è stato fantastico, all'allenatore che è stato impeccabile, e alla città di Ortona che oggi ha risposto alla grande. E siamo con il serbo Nicola Munic, uno dei pilastri di questa squadra da un paio d'anni qui ad Ortona, però volevo chiederti, oltre a chi dedichi questa vittoria, quali sono le differenze che hai riscontrato tra il basket italiano e quello serbo? Stanno troppe differenze. Primo, in Serbia si gioca con troppi contatti, non è uguale pallacanestro qua e in Serbia, però questo è il mio secondo anno qua e più o meno adesso lo so tutte queste cose che devo fare qua, che posso fare con arbitri, con tutte queste cose, quindi più o meno adesso sto come in Serbia. Non so se capisci che cosa vuol dire la dedica, a chi dedichi questa vittoria? Who is this victory? For who is this win? Yes, for who? Questa vittoria prima è per mia squadra, per mio allenatore, per tutte le persone che stanno dentro la mia schiena, per mio presidente Valerio, Massimo e tutti, sono bravissimi. E dopo sta per mia ragazza e per mia famiglia in Serbia. L'anno prossimo ancora ad Ortona? Vediamo, speriamo, perché non lo so ancora se può giocare in Serie B stranieri, quindi speriamo questo, se tutto va bene io sto qua sicuro, anche un altro anno. Gaetano Ciminieri, oltre che essere un pilastro della società Weird Basket Ortona, si occupa anche dei giovani di questa società, quindi del futuro, e proprio oggi, guarda caso, in concomitanza con la storica promozione in Serie B della Weird Basket, avete ottenuto anche un successo molto soddisfacente a livello giovanile, che ha un riscontro nazionale, giusto? Sì, questo fine settimana abbiamo partecipato alle finali nazionali del Join the Game, che è un torneo 3 contro 3 che si sono svolte a Jesolo. E ci siamo classificati terzi, è un ottimo risultato per una società così giovane, Civitarese di Raimondo, Colaluce e Ivan D'Ottavio si sono distinti alla grande, siamo stati sfortunati, siamo usciti in semifinale per un solo punto, però diciamo, siamo molto molto soddisfatti.
è il coronamento di un percorso che abbiamo iniziato da 4 anni con questi ragazzini qua e che adesso portiamo avanti con i più piccoli. Un lavoro impegnativo che richiede tanto tempo, tanti sacrifici, e voi tra l'altro abbracciate anche altre località qui limitrofe. Sì, oltre Ortona siamo presenti a Miglianico, Fossacesia, Orsogna e San Vito. Comunque devo ringraziare lo staff del mini basket e degli istruttori giovanili e di chi tutti i giorni insomma si fa carico di allenare questi ragazzi. Sono molto bravi, preparati, e il merito è soprattutto loro. Vuole fare anche lei qualche dedica? A mia moglie, zia Sonia, che mi sopporta ormai da 24-25 anni, che mi segue ed oltre a seguire me segue la società, le giovanili e le ragazze. E chiudiamo la serie delle interviste per questa storica promozione in Serie B della World Basket Ortona con Manuel Diomede, che è il miglior realizzatore della sua squadra con 20 punti oggi. Un successo che vi siete costruiti giornata dopo giornata, ma quando secondo te c'è stata la certezza? Ma sì, sicuramente è un successo che siamo costruiti durante tutto l'anno con il lavoro durante la settimana tutti insieme. E la svolta secondo me comunque c'è stata quando abbiamo fatto il cambio di passo durante il campionato, abbiamo staccato tutte di almeno 6 punti, la seconda in classifica, e quindi lì abbiamo dimostrato a tutti che volevamo raggiungere questo risultato. È una squadra che può ben figurare anche in Serie B o ha bisogno di qualche ritocco? Ma io penso che le basi per la squadra ci sono e sicuramente la società interverrà sul mercato per fare qualche aggiustamento, però secondo me giusto le basi e la struttura ci sono, quindi andremo avanti così. Andremo quindi anche con Diomede? Ma sì, vedremo, comunque sì, penso di sì. E per chiudere la solita domanda, una dedica per questa vittoria, a chi la fai? Ma sicuramente alla mia famiglia, alla mia ragazza che è qui vicino a me, e comunque i compagni di squadra, Domenico, Sorgentone, al nostro gruppo, e voglio ringraziare anche la società che ci è stata molto vicino. E chiudiamo il circolo delle interviste con Raffaele Martone e Xavier Brown. Raffaele Martone è pivot, è arrivato a metà stagione, quindi probabilmente più degli altri hai avuto più difficoltà per inserirti in questo meccanismo che era praticamente oliato e perfetto. Sì, io sono l'ultimo arrivato e ho dato il massimo per entrare subito nei meccanismi di squadra e sono contentissimo di aver dato il mio apporto e quindi il mio piccolo mattoncino alla vittoria del campionato, tutti i giorni in palestra sudando con questa bellissima squadra e bellissima società. E poi torniamo da te, Xavier Brown, tu invece quando hai pensato che questa vittoria era ormai sicura? Ma è vero, già dalla contro l'ultima a Roma, contro il Montone, già ero sicuro che vincevamo. Infatti oggi sono stati dentro convinti di vincere, non ha nulla da perdere, non ha nessuna pressione particolare, e alla fine appunto abbiamo vinto. È una vittoria meritata secondo me, e questo è anche una seconda promozione in 2 anni, quindi sono molto contento. Secondo te, che lo hai conosciuto a metà stagione, quanto ha inciso il mister Sorgentone? Coach Sorgentone è praticamente l'artefice di questo meccanismo ben oleato, come hai ripetuto tu prima, che gira veramente alla grande, quindi artefice del sistema e quindi della nostra squadra, dei nostri equilibri, dei ruoli. Ognuno di noi ha sempre dato il proprio apporto e quindi ognuno di noi ha il proprio ruolo, abbiamo messo quel che serviva per far girare il meccanismo nel modo corretto. E per chiudere iniziamo da Brown le dediche, a chi dedicate questa vittoria? Brown. Ma dedico a mia mamma e sorella che sono venute oggi a trovarmi, a vedermi, che non sono mai scesi in 2 anni, quindi dedico a loro e a mia famiglia che sta su al nord, che mi vede online. Anch'io dedico questa vittoria ai miei genitori che sono scesi, che sono saliti, oddio, da Napoli, e tutta la mia famiglia e quelli che mi hanno sempre supportato da quando avevo praticamente 15 anni nel mio sport, e quindi ai miei genitori. Ciao Luca!
E allora...